un saluto al nostro ospite che è già in collegamento con noi, Eugenio Sartorelli, investimentivincenti.it. Eugenio, ciao. Ciao Giacomo, buongiorno a tutti. Allora, partiamo dalle cripto, parliamo dai Bitcoin, sì, molto. Parliamo dal crollo. Ok. Il crollo del Bitcoin, vediamolo, perché c'è stato il crollo del Bitcoin. Un attimo che lo vado a prendere, dove cavolo è finito? Eccolo qua, adesso me lo metto in condivisione. Tanto regia, secondo titolo per favore. Eccolo qua. Crollo del Bitcoin, che alle ore americane, cos'era il pomeriggio di ieri, alle ore 13 sì. americane, quindi potevano essere le 19 insomma nostre, 19-20 nostre, sì, sì. Ha fatto $8,200. Quindi collasso del Bitcoin, tutti che perdono soldi, le criptovalute, il Bitcoin è una fregatura, quindi tutte le criptovalute, comprate Tesla, che vi devo dire? Comprate Tesla perché Tesla arriverà a 1000 fantastiglioni e tutti compreranno solo auto Tesla, non ci saranno altro auto al mondo che Tesla. Speriamo anche qualche 500 d'epoca, dai. Sì, sì, no, beh, quello dietro. Cos'è che è successo? È successo un flash crash su questo exchange, che non è Binance US, quindi probabilmente è la filiale americana di Binance, che si chiama appunto Binance.us. È già pronta una class action. Meno 87% più sì, o meno. C'è una class action e la vincono sicuro. Perché chiaramente è chiaro che sugli altri exchange questa cosa non è accaduta. Tutti dicono questo perché gli exchange non sono regolamentati, balle, perché su Coinbase ci sono delle clausole di salvaguardia, quindi su Coinbase questa cosa, se accade, comunque ti rifondono. Secondo me alla fine devono rifondere anche qui un sacco di persone che hanno preso degli stop loss tarocchi, perché sono tarocchi, è chiaro che è fasullo quel prezzo, è fasullo ed è solo legato al fatto che su quell'exchange o c'è stato un errore informatico oppure qualche idiota ha voluto fare il giochino degli stop loss, solo che se fai delle cose truffaldine, anche se pensi che siano, dici, è a rischio mercato, no, queste sono cose truffaldine, perché se succede solo su quel mercato questo prezzo, questo è truffa. E quindi la class action vincerà, per cui lasciate perdere che questo è la conferma che le crypto bitcoin sono truffa, sono fasulle, no, è questo scriteriato mercato Binance.us che evidentemente deve rivedere i sistemi informatici e forse anche la governance, forse non lo so, adesso bisognerebbe vedere, ma ripeto, secondo me rifonderà tutti, se no chiude. Binance.us, exchange con sede negli Stati Uniti, affiliato a Binance, esatto. E dove insomma appunto si è registrato la cifra che ha dato Eugenio, $8,200, un calo dell'87%. Peraltro guardavo anche Coinbase, l'hai citato tu, caro Eugenio, ieri insomma è stato volatile all'ennesima potenza, ha raggiunto i 375 ma anche i 250, sembra il giavellotto astrale di un vecchio cartone animato che seguivo da bambino. No, volevo dire una cosa su Coinbase, ve lo dico a memoria, senza farvelo vedere, vi dovete fidare di quello che vi dico. Ma noi ci fidiamo sempre di quello che ci dice. No, è fatto male, bisogna sempre controllare. Sempre. Certo, bisogna mettere anche qui delle putte alle cose che dice Eugenio. Copertura. Put e call, tutte e due. Put e call. In direzione, quindi uno straddle bisogna fare. Okay. Sostanzialmente, long straddle. Sostanzialmente l'ultimo trimestre, l'utile margine operativo lordo o EBITDA più correttamente di Tesla è di 1100 milioni di dollari, che è buono, vuol dire ha più che raddoppiato quello del trimestre precedente, del semestre precedente, adesso non ricordo, sto andando a memoria, ripeto. E invece la buona Coinbase sì. ha fatto un utile di circa 900 milioni e ha quasi quadruplicato quello di 6 mesi fa. Ecco, andatevi a vedere la capitalizzazione di Tesla e la capitalizzazione di Coinbase, probabilmente c'è un fattore 10 tra i due, ma in questo momento fanno utili praticamente uguali. Non vi dico altro. Comprate Tesla, basta, continuo a dire, comprate Tesla.
Sento sempre che c'è un briciolo di ironia, insomma, quando dici comprate Tesla. E gliele devo restituire a quel signore là che ha affossato da una parte il Bitcoin quando c'aveva voglia e ha alzato su quella tarocco cripto che è la Dogecoin, Doggy Coin, certo. che è una cripto che veramente grida vendetta per tutto il settore cripto. Ecco, quindi nel mio piccolo cerco di restituirglielo. No, non dico che non valga Tesla, ma veramente. In questo momento Tesla vale come la somma di tutte le compagnie automobilistiche principali al mondo. Secondo voi ha senso questa cosa? Se secondo voi ha senso, continuate a comprare Tesla. Io Peraltro, compro sulla base anche di fondamentali, di fondamentali. certo. Il Bitcoin ha dei fondamentali, ce li ha, che è l'effetto scarsità. Tesla deve vendere auto anche su Marte, e per quello forse vuole andare su Marte. Vuole andare su Marte Musk, probabilmente per quello, perché per giustificare questi prezzi deve vendere anche ai marziani queste famose Tesla. Comunque, vabbè, torniamo ai mercati più normali, va, non voglio continuare sempre sullo stesso argomento. No, però sai cosa? C'è proprio l'immagine di una Tesla che viene ricaricata su un sito estero, su un sito americano, e praticamente c'è un'intervista al CEO dell'Institute of International Finance, si chiama Tim Adams, presidente e CEO di questo istituto bancario, il quale dice, un'intervista abbastanza ampia, il succo è che l'ESG creerà bolle finanziarie proprio come le criptovalute. Questo è il succo, nonché il titolo dell'intervista. Che dici? Che cosa ne pensi? Dato Credo che che. sia già così, credo che sia già così perché tutte le Big Five, insomma le 5-6 compagnie che fanno il 60% del Nasdaq, sono tutte ESG, Sono tutte ESG, ok, tutte, certo. tutte. Cioè, e quindi sono costretti, visto che tu devi comprare in base al peso alla capitalizzazione, quanto più capitalizzano, tanto più sei costretto a comprarne e il gatto si morde la coda e via che va avanti, no? E allora se tu le continui a comprarle, quelle capitalizzano di più. Allora chi entra nuovamente deve comprarne di più e così via. È un gatto che si morde la coda fino a che non verrà stoppata l'immissione di liquidità. Cioè non fino a che ci sarà il tapering, cioè fino a che verrà chiuso il tapering. Sì. Chiuso, cioè vuol dire che la liquidità, perché ricordiamoci che la banca centrale dovrebbe fornire liquidità al sistema in funzione della crescita economica, al limite qualcosa di più. Qui siamo su valori che non c'entrano più niente con la crescita economica. Niente. Tra l'altro il grafico, quello che vi sto facendo vedere, era quello, è il future sul Bitcoin. Guardate che i volumi, gli open interest sono in crescita. Perché sono in crescita? Perché il Bitcoin non è ESG, però sta crescendo. Non è ESG perché purtroppo consuma molta energia, ancora non è ESG, ma ci arriverà. Ma è in crescita perché da questa settimana c'è il nuovo ETF che ha come sottostante questo mercato, il future. Ecco perché stanno crescendo i volumi di open interest. Perché c'è più gente che, e dalla prossima settimana ce ne saranno altri due. E quindi se è un po' come l'ESG, no? Cioè, è una cosa che si alimenta. Qui, se la SEC dà l'ok per dei fondi che hanno come sottostante il future Bitcoin, ma i market maker devono coprirsi dal rischio, quindi devono avere il sottostante, che è il Bitcoin. Devono rifornirsi. E quanto più questi volumi di futures aumentano, e tanto più i market maker devono rifornirsi, o comunque chi gli fa le coperture. E quindi cosa vuoi che faccia il Bitcoin? Vuoi che scenda? E salirà ancora probabilmente, non è questo da far vedere, il Bitcoin è probabile che salirà ancora, per il motivo che c'è bisogno di approvvigionamento per il fatto che partono dalla prossima settimana, credo altri due, uno sicuro, quello di Vanik, e poi un altro ancora probabilmente. Sì, E poi aspettiamo quelli altri due fisici, sono, altri due. e quando ci saranno quelli fisici. Saluto il signor Muschio, lo salutiamo Sì. e andiamo noi su Marte e lui rimane sulla Terra. Perché in questo momento la capitalizzazione di Tesla è poco meno, non tantissimo meno, di quella del Bitcoin. Senti, a proposito di Bitcoin, tu dicevi saluta, come diceva Elio, le storie tese, vi saluto con l'altra mano, ma al di là delle battute delle citazioni, ho
Oggi, stamattina, abbiamo osservato una ricerca di Bloomberg, secondo cui questo, diciamo, aumento comunque del prezzo che c'è stato del Bitcoin fino appunto quasi ai 70.000, è dovuto fondamentalmente a due motivi. Diciamo i movimenti del Bitcoin tra luglio e agosto, tra il 20 luglio e la seconda settimana di agosto, un po' per quello che viene definito market exuberance, quindi che viene considerata una moda, ripeto, sono dati che arrivano da Bloomberg, ma l'altra metà, anzi un po' più della metà, la motivazione è legata al inflationary fears, ai timori dell'inflazione. E quindi torniamo in qualche modo a parlare insomma, del Bitcoin percepito come the new gold, come insomma, una volta si diceva, adesso si dice meno, però insomma, ultimamente vediamo l'oro effettivamente che è un po' depresso. E in questo mi ricollego così magari anche a una domanda che ci ha girato Mariella, che è una nostra fedele, che ci chiedeva una piccola analisi intraday su gold. Analisi intraday vuol dire che ovviamente non dobbiamo aspettarci che arrivi a quota 2000, però insomma, è un modo anche per fotografare questa materia prima di cui si torna a che viene messa nuovamente, diciamo, paragonato, interfacciato al Bitcoin, quantomeno da Bloomberg. Allora, intanto vi faccio vedere la capitalizzazione del Bitcoin, così poi vi dico che è questa, che è 1000 qualcosa. Ecco, Tesla, più o meno siamo lì. Sono andato a vedere poco, proprio ne parlavo con un amico poco fa, si parlava proprio della questione dell'oro, e l'oro capitalizza circa, ai valori attuali, vado a memoria, circa 12.300. Quindi 11 volte circa, 11/12 il Bitcoin, circa, eh? Circa. E quindi ancora non ci si è, cioè ci vuole più massa, perché ricordiamoci, non tutte le criptovalute sono deflazionistiche. Lo sono le criptovalute come il Bitcoin e il Litecoin, che è nato poco dopo, che hanno dichiarato il numero esatto finale di mining, e non come Ethereum, che l'ha cambiato un sacco di volte, e adesso con Ethereum 2.0 anche lui arriverà a un limite di mining, cioè di produzione, ma ci è arrivato dopo. Invece Bitcoin e Litecoin e poche altre hanno fatto una dichiarazione e quella rispetteranno, e quindi sono deflazionistiche. Quindi, vero, il Bitcoin è una moneta deflazionistica, ma non è ancora così grossa per soddisfare tutte le esigenze. Ma chi prima va al tavolo, cioè chi prima si siede, come che era, il primo che si siede all'osteria, cioè insomma, il primo che si siede prende il posto migliore, no? Quindi, Sì. al ristorante, all'osteria. Ecco, Certo. è la stessa cosa. Qui è la stessa cosa, ce ne sono pochi, è deflazionistico, l'inflazione sta salendo e effettivamente qualcuno, chissà come mai, magari ha studiato un po' di economia, purtroppo i libri di economia, buona parte, bisogna prendere le pagine e stracciarle, perché chi si ricorda i libri di economia, il Samuelson, nel Samuelson c'era scritto che i rendimenti negativi dei bond erano un'ipotesi che si poteva fare, ma solo su un libro. Ecco, sappiamo che la realtà è andata oltre questa cosa, quindi bisognerebbe stracciare anche tutte le politiche delle banche centrali. Se andate a vedere sul Samuelson e così via, te la racconta tutta in maniera diversa, no? Quindi andrebbero stracciati proprio intere pagine di libri classici di economia. Detto questo, se c'è un effetto scarsità, è un bene deflazionistico. L'oro lo è, anche se l'oro poi comunque reagisce per dei meccanismi un po' particolari al differenziale dell'inflazione rispetto al rendimento del tinotto, e qui bisogna aprire una parentesi un po' lunga, però anche l'oro un po' sta reagendo. Quindi è vero, il Bitcoin è deflazionistico, l'oro lo è, l'oro parzialmente sta reagendo, quindi vado a rispondere anche alla domanda. Prima vediamo il multi-day. Il Sì. multi-day per me, e dopo andiamo all'intraday. Multi-day per me, qua su questo minimo, il 29 settembre, quindi fine settembre, per me è partita una nuova fase ciclica che si chiama ciclo intermedio. Se, sottolineo, se fosse questa cosa, c'è tempo per tentare perlomeno di agguantare i massimi del trading range, che sono 1830-35, c'è tempo fino tranquillamente alla seconda metà di novembre. Quindi questo micro piccolo recupero rialzista, che comunque è sempre nell'alveo di una trading range che va avanti da metà giugno,
è probabile che possa andare a testare i massimi. Poi che abbia la forza per superarli, questo mi chiedete cose da magia nera di cui non sono ancora esperto, ma lo trovo interessante. Non sei ancora esperto, hai detto bene, secondo me insomma ci stai lavorando su questo fronte. Ma ci sono degli analisti, dei trader che invece hanno questa capacità, loro ti dicono dove è il minimo, dove è il massimo e quando romperà i massimi e i minimi. Ecco, cioè, interpellate questi guru. Io non ho ancora questa capacità di guru, però ecco, mi sento di poter dire che questa spinta rialzista possa arrivare a testare questi massimi, se vale l'ipotesi che vi ho detto. Adesso andiamo più nell'intraday. Io nell'intraday non vado molto sul sottile, sull'oro. Tra l'altro l'oro, io in un convegno che ho fatto a Roma, anzi ne parlerò anche lunedì per l'Università di Bologna, faccio un convegno che fa parte con la SIAT dell'educazione finanziaria, sì. Farò vedere, proprio statistiche alla mano, come l'oro, su base dati giornalieri, è il mercato più gaussiano in assoluto. Ve lo dico in termini più o meno normali. Gaussiano vuol dire che è più monetina. Vuol dire che domani l'oro sale o scende, guarda, tira la monetina, la stessa cosa, cioè è equiprobabile. Sì. Invece un mercato come il Bitcoin, ma non c'è bisogno di scomodare il Bitcoin, un mercato come l'S&P che ha dei forti trend, soprattutto rialzisti, si chiama persistente. Ecco, su un mercato come l'S&P, piuttosto che il Nasdaq, ma anche altri mercati, cioè persistenti, cioè che hanno delle forme d'ordine, allora lì la monetina non funziona più. Lì la monetina, no, non è la monetina, dici domani salirà, hai ragione due volte, hai ragione il doppio delle volte o anche il triplo rispetto al fatto che domani scenderà, cioè è un mercato non gaussiano. Quindi detto questo, che il mercato dell'oro è non difficile, difficilissimo, perché non risponde alle possibilità di fare previsioni, appunto è gaussiano, cioè è statisticamente equiprobabile. Quindi fatta questa premessa un po' lunga ma interessante dal punto di vista numerico, se andiamo a vedere, quindi qui la ragiono su cicli più brevi, su questo minimo che è quello del 18 di ottobre, per me è partito un ciclo settimanale, cicli settimanali che durano tra i 6 e gli 8 giorni di borsa aperta. Vediamo da quanti giorni sale, 1, 2, 3, 4, questo è un ciclo rialzista ed è ovvio, sì. Ma può secondo me fare oggi al limite fino anche a lunedì in rialzo. Sto parlando di cicli più brevi, quindi non cancellate quello che vi ho detto prima sul grafico giornaliero, qui sto parlando di cicli brevi, quindi può rimanere a rialzo oggi e anche lunedì, diciamo fino al pomeriggio, poi potrebbe perdere colpi, però secondo me oggi e almeno lunedì mattina questo mercato è ancora long. Me lo dice la struttura ciclica, che qui vi ho fatto molto in maniera semplicistica, e me lo dice anche l'indicatore di ciclo che vedete qua sotto, che anche qui ve lo sto commentando in maniera semplicistica, ma bisognerebbe andare un po' più a fondo su queste affermazioni. Però ecco, in intraday per me l'oro è long oggi. Mariella ti ringrazia, dice insomma che ti segue ovunque, che è anche una tua abbonata. Ah, ho capito, non so. Certo, ciao Mariella. Non so se anche l'amico Fiorentino sia o meno un tuo abbonato, però lui dice che, senza però, voleva aggiungere una cosa su Tesla, dice: vorrei dire che la concorrenza ha una tecnologia in campo elettrico molto più avanzata, quindi magari Tesla è da prendere con le molle per il futuro. No, rispondo, Tesla ha una bellissima tecnologia, è che non è la soluzione l'auto elettrica. L'auto elettrica è una soluzione momentanea. La Toyota, che ha investito una quantità di denaro immensa nell'auto di idrogeno, sì, immensa, e sono i primi venditori di auto ibride. Le migliori auto ibride le fa la Toyota, ne vendono un sacco. Ecco, vi ricordo che Tesla in questo momento quota 20, più di 20 volte credo il fatturato, Toyota quota 0,85 volte il fatturato, ve lo ripeto, 0,80 o 0,88, cambia poco, facciamo 0,9, facciamo 1, via, ecco, parliamo del più grosso produttore di auto al mondo, Toyota. Detto questo, è il modello di Tesla che non è, non può andare bene per il lungo periodo, perché lo sanno tutti che il problema dello smaltimento delle batterie, sì, inquina. Il problema della produzione di energia elettrica, cioè se tu hai più auto elettriche devi produrre più energia elettrica, ma non è che puoi riempire di specchi solari che di notte non fanno elettricità e di pale eoliche dappertutto. Comunque un po' di questo aumento dell'energia lo produci,
col gas, col petrolio e con poco altro. E guarda caso, perché abbiamo tutti questi aumenti del nostro costo dell'energia? Perché è decuplicato il costo del gas che viene dalla Russia, anzi ve lo faccio vedere. Quindi alla faccia di tutte le nostre, ESG e il fatto che vogliamo essere green, il prezzo, questo è il prezzo del gas, è il prezzo del gas che si paga mediamente in Europa, ve lo stringo così vediamo meglio. Questo è a fine settembre, minimi di maggio 1,6, maggio 2020, giugno-maggio, massimi, guardate, 22, e questo è fine settembre, manca ancora il dato di ottobre, è salito ancora. Sì. E qui noi paghiamo l'energia di più, è perché non ci serve il gas per il riscaldamento, ma molte centrali funzionano a gas, perché il gas inquina meno del petrolio, cioè di bruciare il petrolio, inquina meno, e allora si usa il gas. E però il 35 per un terzo dell'energia europea viene prodotta con natural gas. Eh sì, siamo insomma più o meno, dobbiamo sottostare, ecco, alle decisioni della Russia. Abbiamo visto come effettivamente il costo del natural gas in Europa è ben al di sopra del costo del natural gas negli States, che è a 5, insomma aveva raggiunto i 5, no, questo però è il grafico orario, chiedo scusa, aveva raggiunto i 6 abbondanti, i 6 e 5, adesso insomma si trova a 5 e 3, ma insomma il problema grave è quello del natural gas in Europa. Prima hai citato il petrolio e giustamente anche ricordato come le pale eoliche, per fare le pale eoliche non tutti sanno che serve il petrolio viene utilizzato per un'infinità di prodotti che non ti aspetti, vedi le palline da golf, vedi non si può eliminare, esatto, ma anche i profumi, ridurre, infatti, ma non eliminare l'utilizzo. Quando si dice insomma senza parabeni, perché sono derivati del petrolio, insomma gli stessi cellulari. Il petrolio che comunque questa settimana ha smesso di aggiornare i massimi, nel senso che è stata un'intera settimana in cui ha grattato gli $84 al barile, e quindi c'è anche chi ci scrive, ma forse ha deciso di calmarsi un attimo, insomma i 90 potrebbe anche raggiungerli, ma non nell'immediato. Tu che dici, insomma, analizzando proprio questa settimana che ha sì aggiornato i massimi della settimana precedente, ma non è una sequenza di massimi minimi crescenti, ecco. No, questa settimana no, però cioè, quello che succede dal 23 agosto è impressionante, è quasi una linea retta, rimane un grafico veramente fuori dal comune. Ricordiamoci che sui grafici non c'è scritto il futuro, e anche se c'è qualcuno che ve lo dice, ecco, questo signore che pensa che nel passato ci sia scritto il futuro è un venditore di fumo, soprattutto sui mercati dove c'è un cartello che si chiama OPEC, che può decidere. È chiaro che questo è il crude oil e l'OPEC incide di più sul prezzo del Brent, anche se anche lì bisognerebbe distinguere, ma sono tutti imparentati. Cioè qui non c'è solo questione della domanda e dell'offerta, ma la domanda non la puoi controllare, la puoi al limite, se i prezzi sono troppo alti, la domanda può ridursi per effetto di inflazionistico, che è di prezzi troppo elevati. L'offerta invece la puoi sì che ridurre, perché i produttori, che non sono tanti, che appunto sono riuniti nell'organizzazione dell'OPEC, non tutti ovviamente, ci sono sia quelli che aderiscono, sia quelli che stanno al palo, oppure quelli che non aderiscono, quindi Canada e Stati Uniti sono produttori, grossi produttori, ma non aderiscono, e anche la Norvegia, se non ricordo male, che è un grosso produttore. Sì, certo. Però è chiaro che sentono le sirene, no? Cioè, se quelli chiudono i rubinetti, tu che fai? Tu che fai se quelli chiudono i rubinetti? Un po' ti adegui. Quindi non può esserci scritto nel grafico del passato la politica dell'OPEC. Non può esserci, non è possibile. Detto questo, che quindi il grafico di soprattutto di questi mercati difficilmente ci può dire il futuro, è fino a che l'OPEC rimane su questa politica, è il prezzo del petrolio, sì, può al limite avere correzioni momentanee verso 80, ma è destinato ad avere
proiezioni più verso 90 che verso 80 finché rimangono queste politiche. Fortunatamente sappiamo che il fronte dell'OPEC ogni tanto si sfalda, magari ci soffia sopra anche gli Stati Uniti e qualche altra superpotenza, ci soffia sopra e si sfalda, e di colpo, alla faccia dei grafici, ti trovi in pochi giorni a 70. Però non sai quando, come, perché accadrà, e non te lo dice il grafico. Anche quelli, i seguaci di Gunn, che seguono i grafici sulla base anche delle posizioni dei pianeti. Allora gli ricordo a queste persone che stamattina il Sole sorgeva e la Luna in opposizione tramontava. Ecco, questa è un'opposizione. Sappiamo che le opposizioni in astrologia, non astronomia, astrologia, sono abbastanza negative, e traetene le vostre conclusioni. Cercate il mercato su cui questa opposizione Sole Luna di oggi sono negative. Ovviamente sto scherzando, certo. Intendiamoci, io ho studiato la questione planetaria, perché ci sono fior di studi su, ed effettivamente ogni tanto ha delle magie, effettivamente ci sono congiunzioni planetarie che sembrano abbiano un grande effetto sui mercati. Purtroppo le stesse congiunzioni poi di colpo non funzionano più, le stesse. Allineamenti di pianeti, insomma, che a volte possono dare. Quindi, al di là di questo, cioè, non c'è scritto il futuro, quindi è tutto legato alle politiche dell'OPEC. Già sull'oro, che però abbiamo detto che è gaussiano, perché l'oro è gaussiano? Ecco, perché l'oro è più difficile intervenire. Non è che chiudi una miniera, non è che di colpo non c'è più richiesta di oro. Che è un bene di riserva, e quindi ci sono tutti questi fattori che vanno a incidere. Caro Eugenio, grazie. Peraltro gli stava squillando il telefono, forse fa ancora tempo a rispondere. Intanto un ringraziamento. No, fuori di casa. Ok.